Ci troviamo ad Alta Qualità Villa Castelbarco e siamo in compagnia di Alberto. Ci racconti qualche cosa? Molto volentieri. Noi ci troviamo qui a degustare il caffè tra breve perché è tutto nato molti e molti anni fa. Io da bambino ero ammaliato, suggestionato dal profumo del caffè appena macinato e comperavo da dormire con mia mamma. Poi ero quello che facevo sempre caffè con la moka in casa, di conseguenza avevo anche una certa responsabilità dal punto di vista aromatico. Crescendo ho continuato a coltivare la mia passione per il caffè fino al punto da cambiare mestiere, perché io lavoravo in banca. Mi sono messo dopo un anno in aspettativa e ho aperto un negozio, una bottega con torrefazione. Quindi noi compravamo, compriamo tuttora il caffè crudo e lo lavoriamo artigianalmente con una piccola macchina che fa 9 kg di caffè ogni ciclo, per cui in un giorno se ne può fare un quintale o un quintale e mezzo, a seconda di quello che è la richiesta, anche perché noi costiamo combinazioni. Ci hai parlato, scusa, di un segno del destino. Ma l'ho scoperto 2 mesi dopo aver aperto il negozio. Nella mia bottega era già stata insediata dal 1926 al 43 un'altra torrefazione che si chiamava Fenazzi. Infatti il marchio che vedete qui in giro non è Travatti, non è Arlife Caffè, ma è Fenazzi. Proprio una grande emozione. Ho deciso di dedicare a questo illustre antenato, anche se non diretto, la mia passione per il caffè e i prodotti che possiamo. Senti, l'azienda a cui hai lasciato il nome, Fenazzi, è ben del 1926, quindi ha una, immagino, una grande tradizione alle spalle. Sì. Io ho trovato un negozio che era una boutique di abbigliamento, l'ho completamente ribaltato e ho creato questa bottega. Però, dicevo, dopo 2 mesi ho trovato una targa con il marchio e da lì, facendo alcune ricerche anche in camera di commercio, ho scoperto di questo grande passato. Addirittura mi hanno portato dei signori che avevano a cuore la mia realtà un articolo di un giornale del 1935 con cui il signor Fenazzi ha avuto un riconoscimento, una medaglia a Nizza in un'esposizione internazionale. Quindi era proprio un destino fare il caffè di qualità negli anni 30, fare il caffè di qualità dal 2004 ad andare avanti più a lungo possibile, naturalmente si spera. Noi lavoriamo solo con caffè di arabica per avere il minor tasso di caffeina possibile e il maggiore aroma, anche data la quantità di caffè che abbiamo, circa una dozzina, 3-4, poi è proprio una scelta completamente artigianale e di qualità. Ci differenziamo dall'industria per avere comunque rapporti qualità-prezzo corretti, ma noi prima di tutto interessa che la persona che ci acquista, che decide di essere nostra cliente, sia un privato, un barista, un ristoratore, un negoziante, lo faccia prima di tutto perché crede in noi. Siamo una piccola realtà, ma devo dire che in questo decennio finora il lavoro non è mancato, anzi, e vedendo è sempre un pochino cresciuto. Quando la gente scopre la qualità è difficile che torni indietro. Grazie Alberto, grazie e buona continuazione. Grazie infinite, grazie a voi.